My friend nostalgia, I found you when I heard the sweet sound. Buongiorno ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo vlog. Voi ragazzi non sapete nemmeno quanto mi è mancato pronunciare queste parole. È tantissimo tempo che non registravo un video vlog. L'ultimo che ho pubblicato è stato quello di Valencia, quindi stiamo parlando di quasi un mese fa. Mentre un vlog effettivamente di una mia giornata tipo non lo registro da non so quanto. Cioè non mi ricordo l'ultima volta che l'ho fatto, quindi penso sia passato veramente tantissimo tempo e mi dispiace di questa cosa. Più che altro perché so che i vlog sono la vostra tipologia di video preferita, quella che vi tiene un attimino anche più compagnia. Inoltre io amo, letteralmente amo registrarli, però riconosco che sono anche quelli un attimino un po' più complicati da portare. Più che altro perché quando faccio un vlog dedico un intero giorno alla registrazione del video e non sempre questa cosa mi è possibile perché magari lavoro o magari sono da qualche parte o magari ho degli impegni che non sono tanto interessanti da mostrare in un video. Quindi insomma devo un attimino cercare di far incassare di tutto e non è sempre facile, però oggi finalmente penso di esserci riuscita, quindi eccomi qua. E oggi appunto è mercoledì 15 novembre 2023. Io in realtà inizio a parlarvi che è abbastanza tardino, come sempre. Ormai questa frase è routine nei miei vlog perché sono le 12 e 22. Nonostante ciò io sono sveglia da un bel po' di ore perché stamattina avevo fissato la sveglia per le 8, ma alla fine tra una cosa e l'altra mi sono effettivamente alzata dal letto, che erano le 9. Avevo bisogno di rimanere a letto un attimino un po' di più, quindi siccome non avevo impegni imminenti ho detto ok, mi prendo quest'oretta in cui rimango ancora un po' a letto. Poi appunto sono riuscita a reagire, mi sono preparata e stamattina mi sono regalata una bella colazione fuori. Avevo proprio il bisogno di andare al bar da sola, prendermi un bel latte macchiato, rilassarmi, iniziare bene la giornata, quindi effettivamente l'ho fatto. Sono andata in una pasticceria vicino casa mia, tipo a 10-15 minuti di macchina, che è la pasticceria di Gino Fabbri, qui a Bologna è abbastanza conosciuta, e ho preso un bel latte macchiato e una mini tenerina super super buona. In realtà sono andata lì principalmente perché volevo il maritozzo, che è, vi giuro ragazzi, uno dei maritozzi più buoni che abbia mai mangiato, ma chiaramente erano finiti, anche perché sono arrivata lì tra una cosa e l'altra, che erano quasi le 10, e siccome sono molto molto richiesti sono chiaramente la prima cosa che va via, e quindi se non vai abbastanza presto non li trovi mai. Però insomma è stata una bella colazione comunque. Tra l'altro ho anche incontrato un mio compagno di università che non vedevo da tantissimi mesi, quindi mi ha fatto super piacere rivederlo, ci siamo messi lì, abbiamo un po' chiacchierato, ci siamo un po' aggiornati a vicenda. E poi io sono passata in due posti perché avevo un po' di cosine da fare. La prima tappa è stata a Tigotà, che come sempre mi ha fregata perché sono entrata lì per starci 2 minuti di numero e prendere una cosa che mi serviva. Alla fine sono uscita con altre cose che adesso vi mostro. Infatti ero andata lì per prendere lui, ovvero lo shampoo secco che utilizzo solitamente. L'avevo finito ed era un po' che non lo ricompravo perché quando magari ho i capelli da lavare al posto che mettere lo shampoo secco li lego, però siccome oggi non avevo voglia di legarli e inoltre sto cercando di diminuire l'utilizzo del gel o comunque della cera, sono andata a prendere lui, che è il mio preferito, è di Batiste ed è lo shampoo secco classico. E poi già che c'ero ho preso il mini deodorantino di Borotalco, questo qui lo metto sempre in borsa e me lo porto ovunque, ma soprattutto a lavoro perché è il posto magari in cui mi capita di sudare un attimo un po' di più. Ho preso poi questo prodottino che in realtà non pensavo nemmeno ci fosse da Tigotà, infatti avevo in mente di prenderlo online, però l'ho visto lì totalmente a caso perché era l'unico in mezzo tra l'altro a prodotti che non c'entravano nulla. Io in tutto questo non vi ho ancora detto che cos'è e sto parlando di questo lucidante con cristalli liquidi ai semi di lino, che dovrebbe appunto essere un prodotto spray da mettere sui capelli in modo che diventino un attimino un po' più luminosi, meno opachi, meno secchi. Boh, onestamente prodotto che non ho mai utilizzato, ma che una volta mi ha messo la parrucchiera e i capelli erano diventati bellissimi, quindi volevo assolutamente provarlo e l'ho preso. E poi l'ultima cosa che ho preso, so che molti di voi mi prenderanno in giro ma va bene così, è stato lui. Esatto ragazzi, è proprio quello che state pensando, ovvero un vestitino di Babbo Natale per chiaramente la mia baby, per Aria,
Avevo in mente di ordinarlo su Shein, ma poi l'ho visto qui, quindi l'ho preso, anche perché la misura mi sembrava giusta. Adesso appena torna da fuori glielo provo e vediamo. E poi ho fatto una seconda tappa super veloce, questa da Angel Mercatone, e qui sono stata molto brava perché sono entrata per una cosa e sono uscita solo con quella, ovvero le ciglia finte. Io, ragazzi, faccio veramente tantissima fatica a trovare delle ciglia finte che mi piacciono e che soprattutto mi stiano bene. Circa 2-3 mesetti fa avevo acquistato queste qui da Angel Mercatone molto a caso e mi ero trovata da Dio, quindi oggi sono tornata a prenderle. Spero solo di aver azzeccato, perché io prendo le cose a caso molte volte senza appunto farci troppa attenzione, quindi poi quando magari mi piacciono e devo riacquistare non mi ricordo che cosa avevo comprato la volta precedente, ma va bene. E nulla, quindi in realtà questa è stata la mia mattinata. I can't figure out how it all comes down, how it all comes down. And when we all found out, we ran to your house. Allora, ragazzi, eccomi qua. Sono tornata in altre vesti perché, come vedete, sono sicuramente più presentabile rispetto a qualche ora fa. Mi sono infatti spruzzata lo shampoo secco sui capelli, che adesso sono nettamente meglio rispetto a prima, e poi soprattutto mi sono truccata. Ho fatto il mio solito trucco da lavoro, quindi molto leggero. Ho fatto più che altro la base e sugli occhi ho messo solo un po' di mascara, veramente super easy. Intanto ho anche messo un attimino a posto la stanza perché c'erano un po' di cosine in giro che mi disturbavano, quindi l'ho un attimino riordinata, più che altro perché avere ordine intorno a me mi aiuta anche a mettere ordine dentro la testa, ma questa cosa ormai lo sapete perché ve la dico sempre. Ho anche pranzato, infatti ho mangiato un piatto di pasta con il pesto di pistacchio, che è una delle mie fisse del momento. Era tantissimo che non mangiavo la pasta, cioè io a casa, quando sono a casa non mangio mai la pasta, preferisco sempre mangiare altro, la mangio più che altro quando magari vado fuori o a cena o a pranzo. Però oggi ne avevo voglia, quindi me la sono fatta, mi sono appunto preparata e adesso mi sono messa qui alla scrivania con la mia fantastica to-do list. Eccola qua, chiaramente l'ho fatta ieri sera per la giornata di oggi e andiamo a vedere insieme i punti. Il primo punto è completare l'info box del video più fare la copertina. In realtà è una cosa che posso già puntare perché l'ho già fatta, il video è già uscito, ho già inserito anche l'info box e ho fatto la copertina. Infatti l'altro ieri ho registrato i preferiti che poi ho editato ieri sera, mancavano appunto queste due cosine che però ho fatto prima di pranzare. Devo poi iscrivermi all'esame di spagnolo perché a dicembre, a inizio dicembre, ho appunto questo esame di spagnolo che in realtà potrei fare più avanti, ma siccome io in spagnolo sono abbastanza avanti e questo qui sarà un esame B1, che comunque è un livello abbastanza facile, prima me lo tolgo meglio è. Devo solo un attimino riprendermi le regole grammaticali perché io, cioè, tendo a parlarlo in maniera spontanea, ma magari poi le regole non le so, cioè lo parlo abbastanza bene più che altro perché lo sento tanto parlare, quindi poi mi viene naturale, ma effettivamente poi magari se devo andare lì a completare o a fare delle crocette mi trovo un attimino in difficoltà, però penso che in 2 settimane dovrei riuscirlo a preparare tranquillamente. Poi, sempre rimanendo a tema università, dovrei farmi mandare le dispense di semiotica perché anche qui vorrei dare questo parziale il più presto possibile. Devo assolutamente chiamare il dentista per spostare l'appuntamento perché questo appuntamento dal dentista l'ho preso 6-7 mesi fa e ce l'avrei per domani, solo che domani purtroppo, cioè purtroppo, domani lavoro, sono in turno, quindi non riesco ad andare e devo assolutamente spostarlo. Poi vorrei fare la schedule dei video, quindi fare un attimino il programma per la fine di novembre e l'inizio di dicembre per quanto riguarda i video qui su YouTube. Vorrei essere più costante, portarvi almeno 2 video a settimana, non sempre è possibile, quindi magari a volte ne vedrete uno, però insomma voglio un attimino anche buttare giù delle idee per dei nuovi video, devo un attimino capire. Poi volevo caricare un reel, quindi quella lì in realtà è una cosa che non dovrebbe richiedermi troppo tempo. Avevo poi inserito ieri sera a comprare lo shampoo secco e anche qui diciamo che posso spuntarlo perché appunto l'ho comprato, come ben sapete. Volevo poi fare delle storie di alcuni prodotti nuovi che mi sono arrivati, ma onestamente non penso di fare in tempo, quindi
quelli li lascerò poi per i prossimi giorni. Chiaramente il mio solito check email, che adesso non faccio da un po', cioè saranno tipo 4-5 giorni che non controllo le email, quindi ho paura onestamente di aprire la casella postale, ma mi tocca prima o poi. E poi come ultima cosa avevo messo a appendere le foto, perché in queste settimane sono stata un po' in giro e ho scattato un po' di polaroid, e qui ho tutta la mia parete piena di polaroid in cui appunto le appendo, cioè più che le appendo le appiccico, perché sono incollate appunto alla parete dell'armadio, e quindi volevo un attimino sistemarle. Sicuramente dovrò toglierne alcune perché non c'è più posto, quindi dovrò fare delle sostituzioni. E niente ragazzi, quindi questo qui è il programmino di oggi. In realtà io sono ben consapevole di sicuramente non riuscire a spuntare tutti i punti della to-do list. Questo perché, non ve l'ho detto, ma in realtà io tra un'ora attacco a lavoro. Fate conto che adesso sono le 2:30, alle 3:30 io devo essere lì e aver già timbrato, perché appunto lavoro. Mi fa strano lavorare il mercoledì, perché di solito è uno dei giorni off che ho, quindi non lavoro quasi mai, solo che siccome questa settimana mi serviva il sabato, ho chiesto appunto un cambio turno e lavoro oggi al posto che sabato. Sabato ho un evento, infatti sono super mega emozionata, non vi dico niente, se riesco poi vloggerò e vi farò vedere. E quindi nulla, dicevo che appunto oggi lavoro e faccio dalle 3:30 alle 7:30, quindi 4 ore, orario bellissimo, cioè sono veramente 4 ore che ti volano. E tra l'altro dopo il lavoro poi mi fermo in centro perché ho la cena con i miei colleghi, facciamo appunto questa cena di lavoro e teoricamente dovremmo andare al cinese. Io non ho mai mangiato cinese, nel senso che quando vado a mangiare i sushi a volte prendo qualcosina anche di cinese, ma non sono mai andata in un ristorante che facesse solo cinese, quindi sono molto molto curiosa. Un po' spaventata, lo ammetto, un po' spaventata più che altro perché io sono molto difficile con il cibo, ma lo sapete. Però insomma mi piace sempre provare cucine nuove, quindi sono assolutamente ben disposta. E nulla, dopo questa cena tornerò a casa sperando che non sia troppo tardi e cercherò di fare ciò che non sono riuscita a fare in questa mezz'ora che mi rimane prima di uscire di casa e appunto dirigermi a lavoro. Infatti adesso smetto di blaterare perché ho già chiacchierato abbastanza e faccio ciò che devo fare. Mi rimane sì una mezz'oretta / 20 minuti in cui cercherò di fare magari le cose un attimino un po' più veloci e semplici, che non richiedono troppo tempo. Fortunatamente sono già truccata, già i capelli fatti, quindi poi devo semplicemente cambiarmi e uscire di casa. Quindi nulla, vediamo effettivamente cosa riesco a fare in questo breve lasso di tempo. Bene ragazzi, è arrivato il momento di uscire di casa, io mi sono cambiata, ho messo chiaramente i vestiti di Subdued perché a lavoro ci dobbiamo vestire con i vestiti del brand, quindi magliettina super easy, nera, maniche lunghe, questi jeans che amo, letteralmente sono bellissimi, infatti penso di prenderli anche chiari, che sono ancora più belli secondo me. Poi per stare al caldo e soprattutto comoda ho messo le mie UGG. E poi sopra giubbottino di Kiss che amo alla follia. Ho aggiunto anche gli occhiali, sempre Subdued, e la borsetta che invece è Urban Outfitters. E io ragazzi, anche se oggi pomeriggio sono completamente sparita dai radar, sono viva e vegeta, mi sto in questo momento gustando un fantastico tè caldo al limone da brava 85enne quale sono. Però fa freddo ragazzi, cioè fa freddo, non c'è nulla da fare, è arrivato il freddo. Io lo soffro tantissimo e quindi per scaldarmi mi faccio ogni sera un sacco di tisane, tè, robe, per cercare di scaldarmi il più possibile. E appunto dicevo che oggi pomeriggio non mi sono fatta sentire per nulla, ma come vi avevo anticipato ero a lavoro e poi ho avuto la cena con i colleghi. Tra l'altro appena sono uscita di casa oggi pomeriggio per andare a lavoro è successo il patatrac, perché sono andata alla fermata praticamente alle 3:05, fate conto che io attaccavo alle 3:30, quindi avevo 35 minuti per arrivare in negozio, che sono tantissimi, cioè fate conto che da casa mia al centro sono con l'autobus tipo 10-15 minuti esagerando, cioè è vicino, molto vicino, quindi comunque ero tranquilla e tutto, se non che praticamente si erano fatte le 3:10 e ancora l'autobus non era passato, quindi a me è iniziata a venire l'ansia, vedevo che non accennava a passare, quindi ho dovuto alzare il telefono e dire ehi papi, per favore mi accompagni. Chiaramente per cercare di arrivare un attimino prima ho guidato io, perché diciamo che io ho il piedino che va a volte un po' troppo
sull'acceleratore, quindi ho fatto Schumacher in giro per Bologna. Sono arrivata al punto massimo in cui si può arrivare con la macchina e poi da lì mi sono fatta, non sto scherzando ragazzi, tipo 800-900 metri a correre e sono arrivata al pelo, ma proprio pelo, pelo, pelo. Tra l'altro mi fa ridere perché queste cose mi capitano sempre e solo, vi giuro, e solo quando c'è il mio responsabile nel negozio. Cioè quando tipo non c'è, tranquilla, serena, arrivo con 10-15 minuti di anticipo. Quando c'è lui arrivo sempre al pelo, cioè succede sempre qualcosa. A parte questo, ho fatto le mie 4 ore al lavoro, che tra l'altro sono veramente volate oggi, più che altro perché ho fatto magazzino, quindi dalle 3:30 alle 7, 3:30 insomma me le sono passata sotto in magazzino perché oggi era la giornata della merce, è arrivata la merce in negozio, quindi c'era da riordinare tutta la parte giù, e poi l'ultima mezz'ora l'ho passata in negozio a sistemare, a fare le cosine per la chiusura, e poi finita la giornata lavorativa siamo andati al sushi, alla fine niente cinese, ma abbiamo optato direttamente per un sushi molto più classico. Diciamo che io ne avevo voglia, ma non troppo, più che altro perché c'era andata, non mi ricordo se domenica, no, lunedì sera con il mio ragazzo, quindi sì, cioè praticamente l'altro ieri, ma va bene. E nulla, quindi sushino, molto easy, devo dire che mi sono alzata di là che ero piena ma non rotolavo, ormai ho imparato a contenermi, infatti sono super super fiera di me. E poi sono tornata a casa e ho trovato mia cugina che era venuta qui a cenare, quindi mi sono fermata a fare una chiacchiera con lei, poi mi sono fatta la doccia e mi sono messa un attimino qui alla scrivania. In realtà ho anche un po' cazzeggiato su TikTok e Instagram, motivo per cui si è fatta mezz'ora e mezza e io ancora non ho fatto nulla della fantastica e famosissima to-do list di oggi. Adesso però giuro che mi metto e faccio qualcosina. Tra l'altro mi è andata anche bene perché alla fine ho avuto un cambio turno e domani, al posto che iniziare alle 10, inizia all'1:30. Quindi diciamo che anche domani mattina ho la mattinata libera e sicuramente poi finirò quello che non riesco a fare oggi. Quindi riprendo un attimino la to-do list e capisco cosa effettivamente ho la forza e la voglia di fare in questo momento. Praticamente è rimasto da fare la schedule dei video, le storie per i prodotti nuovi che mi sono arrivati, un check delle mail e appendere le foto. Il check email e le storie le posso assolutamente rimandare a domani mattina, mentre posso già iniziare magari a fare un attimino un programma dei video che usciranno prossimamente, e passo anche a prendere le fotine che non richiede troppo impegno. Quindi adesso mi armo di computer portatile, voilà. E ragazzi, vi dico che ultimamente per organizzare tutti i vari impegni sto semplicemente utilizzando il calendario, cioè che è l'applicazione già preimpostata nei vari dispositivi Apple, che almeno sul computer risulta essere molto molto comoda. Quella dell'iPhone, per come è impostata, non mi fa particolarmente impazzire perché secondo me è un po' confusionaria e poco chiara, mentre qui sul computer, avendo proprio un calendario bello ampio, secondo me è un attimino un po' più intuitiva e anche comoda. Quindi per esempio qui ho tutti gli orari di lavoro segnati e chiaramente mi gestisco anche la parte che riguarda sia YouTube che l'università, quindi video e esami vari. Hazy mist, smoking rollies in the back of an Acura. Acting like we sober with the pigs on the back of us. Swerving through suburbia, you're bleeding out, yes. Yeah.